Ciao a tutti, come state? Oggi sono qua per parlare dei miei prodotti preferiti di questo mese di settembre. Non solo di questo mese, è già un po' di mesi che io vengo usando questi tipi di prodotti e mi sono piaciuti tantissimi e io ho deciso di condividere con voi. La maggior parte dei prodotti sicuramente lo conoscete già, perché sono prodotti normali che usiamo giorno a giorno, però lo sai, ognuno ha la sua opinione e magari è importante anche questo tipo di video nel canale, così possiamo capire se va bene o non va bene. Tante volte un prodotto io prendo non mi va, a te ci va, quindi facciamo questo scambio di conoscenze. Scusatemi per l'occhiale, ma senza l'occhiale non riesco a leggere e come devo prendere qua i prodotti, preferisco usarlo in questo video. Comunque, voglio iniziare per i prodotti del viso. Io non sono tanti di trucchi, come avete già visto, non sono uno che mi trucca tantissimo, al massimo quando esco di sera, così con mio marito, quando vado a mangiare da qualche parte, quando usciamo così, ma giorno giorno io preferisco la faccia bella pulita, massimo un rossetto, una cosa così, una mascara, più di niente. Ma volevo farti vedere un struccante che mi piace tantissimo. Questo qui, guarda, è buonissimo questo struccante qua della Garnier. Lui è proprio waterproof perché io l'ho comprato questo apposta, perché come ho un rossetto che è questo che sto usando, che è molto chiaro, però lui non esce, è 24 ore e per uscire solo con questo, non lo tolgo mai con quell'altro normale, che ce l'ho un altro della Garnier, anche quello che mi piace tantissimo, ma questo qui mi è piaciuto tanto perché basta passare un po' nel cotone, lo metti qua, esce già tutto, quindi una meraviglia questi struccanti qua. E mi è piaciuto tanto, veramente lo prendo ancora, mio sta già finendo, lo prendo sicuramente ancora una volta. Un'altra cosa per il viso è che io faccio sempre vedere nei video di morning routine che faccio, che io metto una crema e mi hanno già chiesto che crema è. E la mia è veramente finita, c'è qua un pochettino proprio proprio niente. Questa crema della Nivea, guarda, la Nivea è quella che non ci lascia mai e a me piace tanto. Non è che c'è qualche cosa in più per le rughe, no, questa è proprio una crema rinfrescante e l'unica cosa è che lei c'è già la protezione UV e mi piace. E mi piace tanto veramente, la uso tanto d'estate, d'inverno, di tutte le stagioni va bene. Adesso d'inverno la usiamo di più, la uso di più sicuramente perché d'inverno la pelle si resseca di più. Quindi mi piace tantissimo, se volete fare attenzione a questa crema, costa poco e è molto buona veramente. Adesso parliamo dei capelli. Io non uso tante cose nel mio capello. Ah, mi sono dimenticata di prendere un prodotto che è il numero uno del mio capello, che ho già fatto vedere tante volte, che è il Pantene 3 minuti. Quello lì non lo lascio mai. Ma oggi volevo fare vedere questo. Questo che cos'è? È un prodotto che non lo vendono così nei supermercati normali, non lo trovi. Questo è un prodotto che lo trovi solo dai perucchieri o se tu vai a qualche negozio di perucchiera. Io ho un'amica che è perucchiera e lei mi prende questo qui. Ragazzi, questo è molto, ma molto buono. Per cosa? Se tu fai la piega, se tu passa il fono, prima di quello passa lui. Guarda, numero uno per non lasciare i capelli, non diventano resseccati, tutte quelle cose lì, la punta doppia, no,
Va benissimo con questo, a me è piaciuto tanto, il mio è quasi 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 finito e lo prenderò ancora sicuramente. L'ultima volta che l'ho preso ha costato 20 euro qualcosa, se non ricordo, se non sbaglio, quasi 20, 22, 23. Adesso non lo so quanto costerà perché ragazzi dura, ma non mi ricordo, mi sa che è 6 mesi che ho questo, più di 6 mesi. E dura tantissimo perché io lo passo solo quando lo lavo, prima di fare il forno o la piega. E adesso d'estate tutti i giorni lo usavo, prima di andare in piscina, quando uscivo, quando lavavo i capelli lo mettevo, anche quando lo lascio naturalmente. Molto 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 buono veramente questo prodotto per i capelli. E sempre per la cura della donna, così volevo parlare di questo profumo. Guarda qua, lui è piccolissimo, tolgo perché sennò caderà qua, perché ormai lui è andato, finito, e mi è piaciuto tanto. È Want. In realtà il suo nome è DS Quaregy. Io non lo so dire pronunciare questo nome qua, però io ti faccio vedere bene. Approssimo bene la camera, aspetto che il zoom lì. Sicuramente riuscite a vedere, è buonissimo questo profumo. Ma sai cosa vuol dire buono? Mi è piaciuto tantissimo. Lui è veramente profumo, non è un eau de toilette, quella cosa lì, no, è un profumo veramente. E l'ho comprato in una promozione, piccolino così, costava 40. 42 euro, una cosa così. Ma io pensavo che non era buono. L'ho provato così, adesso provo per vedere. Ragazzi, mi sono innamorata. Veramente buonissimo questo profumo qua. Adesso andiamo più avanti, sennò è troppe cose che ho messo qua per fare vedere. Adesso iniziamo con la pulizia. È l'olio Tea Tree. Non vivo senza l'olio Tea Tree, ragazzi. Lo sapete già, l'ho detto anche nell'ultimo video che ho fatto, lui mi serve per tantissime cose, per le miscele, tutte quelle cose lì, quindi non lo lascerò mai. E sempre a parlare di pulizia, questo mese io ho provato questi panni qua, della Swiffer. È finito questa scatola, quasi che non mi esce. Io ce l'ho lì nello sgabuzzino ancora due piene di questa, mamma mia, mi è piaciuto tantissimo questo panno, perché tu lo puoi usare da solo, tu lo puoi usare bagnato con una miscela, lo puoi asciugare, veramente buono e prende veramente la polvere, quindi non lo lascerò più questo. Adesso vi faccio vedere la parte ammorbidente. Lo sapete che io sono sempre innamorata dell'ammorbidente e c'è uno qua che io questa settimana io ho provato perché ho visto coco. Quando l'ho visto coco, Brasile nella mia testa subito, no? Quindi mi ha chiamato l'attenzione. È questo qui, è il favoloso, guarda, questo qua è Francher Parfum Coco e Fiori Bianchi. Ragazzi, non vi dico come questo profumo è buono, buono veramente, perché prendi quel coccolino e quegli altri che anche loro sono buoni, ma non rimani nei vestiti. Invece questo è già il secondo che lo uso, di questo ce l'ho uno pieno lì nello sgabuzzino. E mamma mia, ragazzi, vi consiglio se lo trovate perché è buonissimo, buonissimo. Io avevo preso, anche a parlare ancora di ammorbidenti, questa per provare. Questa è veramente già finita, finita. E mi è piaciuto tanto. Questa è della Vernel. Guarda, questa qua. E le perles. Buonissima anche questa, io avevo paura che lei, perché questa era lila, proprio in questo colore,
Ho detto, metto nei vestiti bianchi, mi lascerai colore. Non c'entra niente, non lo so perché mi è venuto in mente, ma non c'entra niente, è veramente buona e profuma e lascia il profumo veramente nei vestiti. Io lo metto una di questa, così dentro in lavatrice, lo metto i vestiti, il sapone e tutto il resto e va benissimo. Cioè, il profumo c'è adesso, anche che sono aperta qua. È buonissimo anche questa. È anche del Bucato. Un'altra cosa che mi è piaciuto, questo. Il Dash 3 in 1. Guarda, veramente buono. Lui sta finendo, ma io ho già una scatola piena lì, guarda, il mio sta finendo. È questa qua, perché io ho provato questa, anche se uso il sapone normale. Ragazzi, perché mio marito lavora ogni tanto, fa delle manutenzioni in un posto dove il jeans di lui rimane sempre con quella cosa lì che non esce. Eu dovevo lasciare lá no molho, passare un po' la scopa, quella cosa lì, e non usciva, era un lavoro a lavare i suoi pantaloni. Invece, con questo io lo metto dentro, insieme ai vestiti, quelli che sono più, veramente più difficili di pulire. Generalmente la uso in quelli quando faccio il bucato colorato, così nei vestiti più sporchi. Lo metto una di questa, lo metto la morbidente sapone normale nel contenitore della macchina di lavare, della lavatrice, e niente, va via tutto lo sporco. Mi è piaciuto tantissimo veramente questo Dash, proprio non lo lascio più veramente. E adesso passiamo allo sgrassatore, velocemente, perché sennò il video diventa lungo. Io lo uso da tempo, questo sgrassatore qua, ogni tanto, è un sgrassatore della Chantecler ecodetergente, guarda. Lui sta finendo, è buonissimo, questo mi ha durato tantissimo, perché lo sapete, io sgrassatore non è che uso tanto, perché faccio tante miscele. Ma quando voglio fare una pulizia veloce, questo mi è utile. E è buonissimo. Io vi consiglio, è molto buono della Chantecler. Buonissimo, veramente. C'è un bel profumo e anche perché non fa male alla natura. Un altro sgrassatore superficie spray che ho trovato è la Mucchina. La Mucchina, ragazzi, non vi dico, mi è piaciuto tanto è il profumo di questa. Questa. Veramente c'è un buonissimo profumo, senza parlare che la Mucchina non c'è bisogno di fare pubblicità, perché lei solo con questa cosa qua che elimina 99,99 delle batterie è buonissima veramente. Questa è quella della cucina, ma io ho preso anche una per il bagno perché mi è piaciuto tanto veramente. E il WC candeggina, che penso che la maggior parte lo usiamo sempre. Io prendo sempre due per provare, ma ragazzi, per me è uguale. Verde, azzurro va benissimo. No, la candeggina gel è sempre utile, è una cosa che io lascio. Per i detersivi lo prendo già pochi e questi qua mi sono utili e vanno benissimo. E mi manca che cosa? Ah, un'ultima cosa per la cucina che io non vivo senza, è questo svelto, che è quello di lavare i piatti. E io non prendo quel verde, prendo sempre questo. Perché prendo questo? Perché lui è antiodore e c'è aceto limone verde. Guarda, questa cosa dell'aceto in questo detersivo è che fa la differenza. Ci sono di quelli grassi che lui fa veramente andare via nelle pentole. Quindi non lo lascio mai. Io lo prendo sempre in questa scatola qua, perché così è più ecologico. Io lo metto sempre lì nel mio contenitore. Dopo, quando finisce, metto via questo e è più facile. Quindi io mi auguro che ti sia piaciuto questo video. Se ti è piaciuto, non dimenticare il mio like. Iscrivetevi qua nel canale se non sei ancora iscritto. Andate a vedere il sito www.marlindacanonico.it. Vi aspetto anche lì. Ringrazio a tutti già per i commenti. Un bacio.